Vadim, ești ponzo. Siamo con Claudio Beatrice alla fine del primo tempo tra Real Corrigetto e Fede da Bufala. Partiamo dal fatto che è uno dei gol più veloci del torneo dopo 9 secondi. Siete passati subito in vantaggio, poi avete subito il pareggio della squadra avversaria con Capasso. La partita è molto equilibrata, gestite più voi la palla e loro, però con la ripartenza hanno rischiato, cioè avete rischiato di farvi male con la loro ripartenza. Hai vinto una mozzarella omaggio da chi? No, ci sono stati dei disguidi pre-partita, questa era una dedica agli avversari. Però devo ammettere, sono bravi, si difendono bene, sono organizzati. Non è facile superarli, però se ci impegniamo di più noi possiamo vincere. Certo, una partita tirata come questa, un tiro entra, un tiro non entra, si decide la partita. Certo. Però dobbiamo continuare così, la partita penso la stiamo facendo. Diciamo voi come loro siete tra le squadre che si ipotizzano. Eravamo anche l'anno scorso, poi abbiamo preso 8 mozzarelle ai quarti di finale, non ce l'aspettavamo. Vabbè, no. Ah, questa era la mozzarella. No, ma me la porto fortuna è Roberto, io sono sicuro che oggi vinceremo perché Roberto sta fermando. No, da vabbè. Buoni fratelli la bufala con le mozzarelle. In bocca al lupo. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Del match tra Real Corrigrotta e Fratelli la Bufala, siete passati in svantaggio dopo 10 secondi, diciamo siete partiti male, più non si sì, vabbè, è stata una distrazione difensiva, poi durante la partita comunque siamo riusciti a rimediare, abbiamo comunque tenuto, abbiamo mantenuto il 10 che è molto forte, molto veloce, difficile da comunque gestire. Vi siete ripresi, diciamo che anche se magari lui ha espresso un gioco migliore nella sua squadra, però la sfida tra 9 e 10 oggi la vinci tu, perché fai 2 gol, l'ultimo in mezzo alle gambe del portiere, che vi dà una vittoria, hai sfruttato da l'attaccante molto rapace un errore difensivo loro. No, sì, abbiamo giocato bene, comunque devo ringraziare anche i miei compagni che mi hanno aiutato a, diciamo, giocare così e essere migliore in campo. Con questa vittoria contro una diretta concorrente, Real Corrigrotta quest'anno forse più degli altri anni si conferma, cioè si afferma come una squadra che lotta per il titolo. No, psicologicamente comunque siamo tutti quanti motivati e quindi vogliamo lottare, però per questo diciamo vogliamo arrivare in alto e cercheremo di essere costruiti. Se non ci riuscite quest'anno a vincere, magari l'anno prossimo proverete a disfarvi del capitano. Sì? No, no, dai, comunque oggi è stato fondamentale anche sotto il punto di vista morale. Lo so che l'hai pensato, no. Bocca al lupo.